Amen, Chiesa. Con immenso piacere invitiamo Pastore Alessandro questa mattina di portarci la parola. E Anna, vuoi dare un saluto alla Chiesa? Non so, sentitevi liberi, ragazzi, da adesso fino a mezzogiorno. Siete voi. Quindi vi passo, come dicevano i pastori una volta, vi passo il bastone. Amen. Pace a tutti, è sempre bello rivederci con questa opportunità che mio figlio ora vive qui, ci vedremo più spesso e sono grata a Dio per questo. Una parola come mamma voglio incoraggiare alle mamme, che siamo la colonna della casa, no? Sosteniamo il marito, che come dice la Bibbia è l'aiuto convenevole, ma anche abbiamo una grande responsabilità a curare i nostri figli e portarli al Signore. Molte volte ci aspettiamo le mamme che lo faccia il papà lo aspetta che lo fa la mamma, però io dico, chi ha più possibilità e disponibilità, quello lo fa. E sicuramente noi mamme siamo più disponibili, no? Stare con i nostri figli, curarli sia fisicamente ma soprattutto spiritualmente. Questa è una parola che voglio lasciare a noi donne perché so che abbiamo bisogno di essere anche noi incoraggiati. Molti dicono che dietro ogni uomo di Dio c'è una donna di Dio, ma c'è un'altra parte che dico dietro ogni donna di Dio c'è Dio. Amen? Dio vi benedica. Amen. Pace a tutti, fratelli e sorelle, sono felice di essere con voi. Non è una parola fatta, avrei voluto essere veramente più presente insieme, ma lasciamo questo periodo che ora se ne sta andando, che il Signore ci possa liberare. Ma ringraziamo il Signore anche per questo tempo che abbiamo avuto di chiusi in casa, perché sicuramente anche da qua c'è da imparare e noi oggi vedremo qualcosa. Vogliamo imparare da questa lezione che Dio sta permettendo. Comunque, vi mando i saluti dalla parte della chiesa Adorare di Mascalucia, provincia di Catania. Noi, come sapete, penso la maggior parte abitiamo nell'Etna, quindi abbiamo visto la lava, i terremoti. Non vi dico, sono rimasto scioccato. Piovevano pietre così e ho detto: ma qua siamo. Per molti è un modo che è bello, però per chi ci vive è sempre una prova. Però noi sappiamo che siamo di passaggio. Quindi qua siamo, quello che Dio vuole, che permette, noi siamo pronti ad affrontare. Amen. Vi mando i saluti da parte della Chiesa, grazie a Dio andiamo avanti, le prove non mancano, i combattimenti non mancano, non diciamo tutto va bene, ma ci sono delle situazioni che a volte le cose vanno male, ma ringraziamo Dio che Lui è con noi, che Lui non ci lascia e non ci abbandona, anche se tuo padre e se tua mamma ti abbandonano, io non ti abbandonerò mai, dice il Signore. E Lui ci conosce bene, e non solo, Lui ci dà anche una famiglia che è la Chiesa. E noi ringraziamo il Signore, oltre che per questo luogo, che già è una grazia, è anche un sacrificio perché costa. Ringraziamo il Signore perché possiamo essere insieme, poter essere una famiglia, soprattutto quella di Cristo, per poterci incoraggiare e aiutare l'uno con l'altro. Amen. Gesù disse: chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, sono quelli. Mio padre no, perché lui è Dio, essendo ok. Mia madre, i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Ed esto, poi c'è il momento che Lui mette la spada. Non pensate che io sono venuto a mettere pace, diceva Gesù, ma sono venuto a mettere spada, a dividere la suocera dalla nuora, la figlia dal figlio. So che è facile questo, però nel senso spirituale, nel senso che Dio ci dà grazia di poter essere una benedizione di benedizione, in particolare per quanti si aprono. Ma per quanti non si aprono, ci dispiace per noi, ma non solo noi, ma nemmeno Dio li può benedire. Noi vogliamo essere di quelli che che si aprono alla volontà di Dio e far parte della famiglia di Dio. In questa mattina volevo condividere con voi brevemente una storia che penso che il vostro pastore, ringrazio i pastori, comunque per la possibilità che
mi danno di poter condividere la parola, per questo onore, per questa stima, per questo amore, che Dio vi possa benedire tutti per questo. Vorrei parlarvi di un grande uomo, e io credo che questa è una delle mete di cui Dio ci chiama anche noi come cristiani, a cercare e a essere, perché Dio ci ha fatti ognuno di noi dei re e delle regine. E per essere re e regine abbiamo bisogno di maturare per questo. Non solo credenti, crediamo in Dio, non solo discepoli, ma Dio ci vuole portare a un livello di essere re e regine. Amen. Di avere autorità. E vediamo oggi un esempio. Noi sappiamo che il re dei re è Gesù, ma Dio ha costituito anche delle autorità, e ognuno di noi ci vuole fare delle autorità anche in questa terra, dei re e delle regine. Parleremo di un esempio classico, del re Davide. Davide fu un re che portò grande benedizione al suo popolo, anche se lui ebbe dei momenti di debolezza, ma furono solo dei momenti umani, ma un esempio anche di uomo, perché noi prendiamo a volte come esempio Gesù, però possiamo dire solo lui, ma in effetti Dio si è identificato anche nella vita di altre persone. Con tutto, tra virgolette, le loro debolezze, abbiamo potuto vedere la perfezione di Dio. E re Davide, c'è una figura del Cristo in questo uomo, dove si vede chiaramente il cuore di Dio. Se uno vuole dire qual è il cuore di Dio, quello che noi cerchiamo, non solo la saggezza, ma vogliamo il cuore di Dio. Come figli di Dio, come re, vogliamo essere con il cuore di Dio. E Davide viene chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. Che esempio! E lui è nel Vecchio Testamento. Oggi che abbiamo la grazia di avere la parola di Dio, la potenza dello Spirito Santo, dovremmo mostrare di più, di più. E leggiamo nel primo capitolo, in primo, anzi Samuele, capitolo 22, i primi due versi, e poi leggerò altre scritture. Primo Samuele, capitolo 22, i primi due versi. Il Signore sia lodato. Davide partì da là e si rifugiò nella spelonga di Adullam. E quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scondenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo, così ebbe con sé circa 400 uomini. Davide partì da là. Prima di vedere il versetto che abbiamo letto, partì da dove? Davide era partito, se leggiamo nel capitolo 21, Davide era partito da quale posto? Era partito che il re Achis, il re filisteo, l'aveva mandato via dalla sua casa, perché Davide era riuscito a confondere questo re fingendosi pazzo, affinché questo re non lo uccidesse, perché Davide, per cercare rifugio nel luogo sbagliato, con la persona sbagliata, alla fine, per liberarsi da questa situazione, si è dovuto fingere pazzo, si è buttato per terra, cominciò a schiumare davanti a questo re. E questo re vide che Davide si comportò così. Davide, che allora era già diventato famoso, perché era il capo, era, prima che andasse davanti a questo re, era capo dell'esercito del re Saulo, e Davide, per fuggire da questo re, si è dovuto fingere pazzo. Ma chi è Davide? Per quanti non conosco la storia, lo dirò subito: un giovane che già aveva ricevuto dall'età veramente molto giovane una chiamata da parte di Dio. Già lui, quando pascolava il gregge di suo padre, era riuscito a liberare le pecore dalla bocca del leone, dall'orso, quindi si vede già chiaramente il dono che aveva questo ragazzo. Sapeva suonare l'arpa, al punto che quando suonava l'arpa anche i demoni fuggivano. Noi ci ricordiamo di un fatto: quando il re Saulo, a causa del suo comportamento,
era influenzato anche da degli spiriti cattivi. Quando Davide suonava, vediamo che questo re veniva liberato. Comunque abbiamo visto questo giovane pieno di doni, talenti, addirittura fu unto da Samuele come futuro re di Israele, quindi ha ricevuto anche un'unzione. Era stato capace con l'aiuto di Dio anche di distruggere Goliath, quindi mostrò una fede incredibile. Oggi diciamo, e chi è che non vorrebbe uno come Davide, con tutti questi doni, con questi talenti, quindi unto da parte di Samuele? Oggi diciamo una persona battezzata nello Spirito Santo, quindi sicuramente aveva dei doni, lui sapeva suonare, quindi una capacità, una fede, un esempio di questo giovane veramente unica. Chi è che non lo vorrebbe a capo? Infatti Saulo, quando se n'è accorto, l'aveva fatto anche capo dell'esercito. Addirittura quando lui andava a combattere, se Saulo ne distruggeva 1000, lui ne distruggeva 10.000. E poi ci ricordiamo anche che chi avrebbe ucciso Goliath avrebbe ricevuto anche in cambio da parte del re Saulo la figlia, e poi lui sposò Michele, la figlia di Saulo, e addirittura il padre non pagava, perché lui, chi avrebbe distrutto Goliath, non avrebbe pagato tasse a vita. Quindi immaginiamoci nel cuore di questo giovane, con questi doni, con questi talenti, quindi capo di un esercito. Ho detto: mamma mia, e chi è che non lo vorrebbe? Questo è quello che apparentemente forse noi desideriamo e dovremmo desiderare: i doni, i carismi, le capacità, i talenti, ma non è questo che caratterizza, io non dico oggi un vero credente, perché ci vogliono queste cose, sono importanti, però ciò che Dio ci vuole portare è qualcosa di più grande. Dio vuole che noi diventiamo dei re, e per essere dei re abbiamo bisogno di altre cose. Abbiamo bisogno non solo dei doni, dei carismi, delle capacità, ma per essere re bisogna avere soprattutto un carattere formato. E per questo motivo Davide, Dio permise delle situazioni nella sua vita che nessuno di noi vorremmo. Quindi fu perseguitato dal suo suocero, e chi è che vuole essere perseguitato dal suocero, o diciamo noi anche dalla suocera, per non dire da altre situazioni. Quindi, perché era geloso di lui, re Saulo fu geloso di Davide, quindi poi alla fine si mise contro lui. E Davide poi, malgrado si era sposato con Michal e quant'altro, era a posto, aveva un bel lavoro, quindi alla corte del re, tutto rosso e fiori. Ma ecco che Dio comincia a farle entrare, noi diciamo, nella prova, perché Dio aveva preparato per lui qualcosa di più grande, ed era quello che lui poteva diventare un esempio per una nazione, di essere un re nel senso come esempio, non solo re ma un esempio, perché oggi quelli che mancano oggi non sono persone che sanno solo criticare, parlare, quant'altro, ma sono esempi, e di questi ce ne sono pochi, persone che hanno il cuore di un re e che Dio dia grazia di diventarlo. E per diventarlo Dio ci porta a delle prove. Re Davide quindi è dovuto scappare per questo motivo, perché suo suocero lo voleva uccidere, quindi con l'aiuto della moglie scappa, fuggiasco. E lì la moglie, Michal, alla fine, ma anche il suo amico, Jonathan, il suo amico, fino a un certo punto lo fu, la moglie fino a un certo punto lo fu, perché poi quando arrivano le prove, arrivano delle circostanze veramente negative, poi lì si vede di che pasta siamo fatte. Infatti la moglie letteralmente lo lasciò, non lo seguì, preferì rimanere nella reggia di Caserta, diciamo oggi noi, nel palazzo, a godersi delle cose materiali, perché quello era il suo scopo. L'amico Jonathan lo fu vicino a lui, lo voleva bene qua e là, però poi tutto questo venne a mancare. Davide quindi è dovuto scappare dal re Saulo, quindi fu spogliato di tutto, di ogni posizione, di ogni titolo, di ogni autorità, di ogni privilegio, tutto. E chi è che vorrebbe questo? Dopo che uno ha raggiunto l'apice, vieni spogliato di tutto. Oggi molti si vantano: io ho questo, io ho quell'altro, e poi se vai a investigare non c'è niente. Davide non era il tipo,
Non era uno che guardava l'apparenza, guardava la posizione, guardava queste cose. E quindi Dio ha potuto lavorare nella sua vita, e quindi lui si rifugiò con i Filistei, come abbiamo letto. E siccome il re Achis venne a sapere che questo grande re Davide, che era diventato famoso perché comunque aveva ucciso non solo Goliath ma tanti dell'esercito, anche dei Filistei, lui si trovò a casa di questo re, perché lui si rifugiò con i Filistei, perché pensava che di là aveva un rifugio. Stiamo attenti dove, quando ci rifugiamo nel momento di bisogno, in quelle braccia cadiamo, perché ci facciamo una fine. Non solo possiamo perdere la moglie, possiamo perdere gli amici, se non stiamo attenti nelle nostre scelte, ma anche stiamo attenti a non rifugiarci nel luogo e con le persone sbagliate, perché sennò lì a morte ci finisce. E quindi Davide è dovuto scappare. Il re, quando vide che Davide era così, detto, questo è il grande re Davide, lo vide lì pazzo, che si buttava per terra e schiumava, sembrava che aveva l'epilessia, ma Davide lo fece apposta per confondere il re affinché scappasse. Così, come abbiamo visto dal versetto, Davide partì da questo re, che fece? Si andò a rifugiare nella città di Adulam, che se a Dio piace il prossimo anno saremo con una quarantina, cinquantina di Treviso, e dobbiamo avere anche noi una coppia anche della vostra comunità. Dobbiamo andare in questa Adulam, che si trova in Israele. Io già la seconda volta che ci devo andare, per andare a visitare questa città, che ci sono delle grotte dove il re Davide si rifugiò dal re Saulo, e questa prova gli durò circa 20 anni, che gli servirono per essere preparato per essere un re, perché per essere preparato per essere un re ci vogliono anni. Una cosa è parlare della salvezza, che è un dono che Dio dà all'istante a chi chiede perdono, Dio ti perdona all'istante, ma una cosa è parlare di un carattere, di un cuore cambiato, ci vogliono anni. Lo Spirito Santo non è che fa tutto subito, è un frutto. È un albero, tu non ti puoi aspettare che appena esce un seme, come un bambino, che subito è cambiato. Nessuno è cambiato, è salvato. Il cambiamento poi avviene piano piano, ci sono delle liberazioni. Dio ci forma e ci fa diventare come Lui, santi, reprensibili. E Davide in questi 20 anni ha imparato delle lezioni per esperienza, non per conoscenza, perché noi sappiamo che conosceremo la buona e perfetta volontà di Dio per esperienza, perché conoscere, tutti conosciamo un po' la Bibbia, possiamo anche leggere, possiamo studiare libri e quant'altro, ma vi posso dire che l'esperienza che abbiamo personale, come diceva Gesù, le mie parole non sono frutto di conoscenza, ma sono spirito, ma anche vita, cioè li ha sperimentate, la parola di Dio che diventa carne in noi, non più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi non siamo più noi che viviamo, ma è Lui che adesso vive. Quindi per essere questo bisogna che noi moriamo a noi stessi, per questo c'è bisogno di un periodo di formazione che a volte dura 20 anni. Davide si è dovuto rifugiare in questa spelonga di Adulam. Adulam, che vuol dire recinto, quindi una parola non tanto bella. E come in questo periodo abbiamo dovuto vivere in un periodo di chiusura, quindi umanamente per qualcuno potrebbe essere mamma mia che brutto periodo. Per il re Davide fu un periodo di formazione, e quando parliamo del periodo di Adulam non parliamo di chiusura come coronavirus, parliamo di qualcosa che è 100 volte più potente, perché lui sapeva che se si esponeva più di quanto, sapeva che appena usciva dalla porta c'era qualcuno che lo voleva uccidere, ma non solo il re ma anche parte dell'esercito di Israele, perché il re aveva comandato di uccidere Davide. Ma Davide si rifugiò in questa caverna, in questa grotta, in un luogo dove nessuno voleva stare, che di solito noi scegliamo i posti più belli, più comodi, e tante volte questi posti ci costano, ma Davide, e io credo fu guidato da Dio, scelse Adulam, una caverna, un posto brutto, dove poter stare, immaginatevi, per 20 anni. E quindi Davide che fa? Si rifugia in questa spelonga di Adulam, e quando la sua famiglia, i suoi fratelli e suo padre lo hanno venuto a sapere, si unirono a lui per incoraggiarlo. Ma poi Davide col tempo, quando ha capito che lui era perseguitato a morte,
alla fine lui ha dovuto allontanare la sua famiglia, il suo padre e i suoi fratelli, e ha detto: tornatevene a casa, perché con me non potete stare, perché stare con me vuol dire morire sicuro. E sicuramente poteva essere così, sicuramente Dio non lo permise che Davide fosse ucciso, perché era un periodo di formazione, però comunque il pericolo c'era. Ma leggiamo nella Bibbia che con lui si unirono, dopo che fu spogliato di tutto quello che noi vorremmo, si unirono con lui chi? Abbiamo detto gente che avevano difficoltà, che avevano debiti e che erano scontenti, cioè quello che nessuno vorrebbe. Gente che hanno difficoltà, parliamo di difficoltà economica, debiti, difficoltà anche perché la maggior parte di questi 400 che si unirono erano una sorta di delinquenti, il peggio della società, lo scarto che il re Saulo non voleva, perché il re Saulo voleva solamente giovani, valorosi, alti, tutti belli, tutti capaci, intelligenti, forti. Questo era lo standard del re Saulo. Ma noi sappiamo che Dio non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. E lui si è scelto quello che nessuno vorrebbe, come futuro esercito di Israele. Noi sappiamo che poi in questi 20 anni Dio attraverso Davide formò questi 400, e non solo, perché poi se ne unirono tanti altri, e lì è nato uno dei più potenti eserciti di Israele. E che vittoria! E di questi sono usciti fuori anche dei generali. Io a volte penso che è più difficile, anche io ho una comunità, secondo voi è più difficile stare con 400 in difficoltà, che avevano debiti e che sono scontenti, o con chi invece non è in difficoltà, chi non ha debiti e che è felice? Noi pastori abbiamo più difficoltà a stare con quelli che non gli manca nulla, ma hanno sempre problemi a dare. Io posso dire che la nostra comunità, sicuramente non è caso vostro, quelli che sono più vicini, quelli che sono più generosi nell'amore, nel dare, in tutto, nell'amore, nel perdonare, sono i più poveri, tra virgolette. Perché di solito è più difficile che chi ha, Gesù diceva, è difficile che un ricco entri nella cruna di un ago. È vero, tante volte più abbiamo e più siamo avari. E poi diciamo, vabbè, siccome quello non dà, non do nemmeno io. L'avarizia non sia neppure nominata, diceva l'apostolo Paolo, fra di voi. Non sia nemmeno nominata. Dio ci ha dato così tanto, poi ci benedice, perché dobbiamo essere corti? Noi quando battezziamo nelle acque, chi si converte, io di solito gli incoraggio di battezzarsi con tutto il portafoglio, perché quella è la parte, il Dio denaro è... perché quello è un Dio, e ognuno ha il suo Dio, ognuno adora il suo Dio, e molti adorano chi non conoscono. Anche il Dio denaro è un Dio. E quindi ritorniamo. Davide quindi ha a che fare con questi 400 uomini, molti potrebbero dire gente in difficoltà, che avevano debiti ed erano gente cattiva. Guardate che Davide fu minacciato di morte e di lapidazione diverse volte durante questi anni dai suoi stessi uomini. Guardate con chi aveva a che fare Davide. Ma erano persone, io a volte dico, forse è più facile avere a che fare con persone che non hanno niente che con i peggiori, che sono i religiosi, a volte evangelici, diciamo cattolici. Non è questione di etichetta. La religiosità purtroppo fa parte, c'è dovunque. E quindi Davide doveva avere a che fare con chi? Io dico con persone che era più facile investire. Perché tu dalle persone che non hanno niente, dagli adulteri, dai fornicatori, dai ladri, da gente che nessuno vorrebbe, da gente scaltata, è più facile investire con loro da chi si sente arrivato. Infatti Gesù a chi scelse? Non scelse i migliori religiosi, i più capaci, e ce n'erano a quel tempo in Israele, ma ha scelto 12, tra i quali uno era Giuda. Perché lui guardava il cuore. Infatti Giuda fu anche disponibile a servire Dio, anche se poi lui alla fine fece le sue scelte. Ora, cosa ci racconta la storia di Davide? Vediamo che lui va dalla corte del re Saulo, va a finire dalle stelle a una caverna. Uno che era un capo
responsabile, alla fine, malgrado fa il suo dovere, malgrado si sacrificava, malgrado quando suonava benediceva il suo re nel suo lavoro, era... Intanto vediamo, ecco questa prova. A volte vengono queste prove nella nostra vita, dove veniamo provati in tutto, ma anche questo può essere per noi una benedizione, perché tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. Chi è che la vorrebbe una prova del genere? La moglie che ti lascia, l'amico che ti abbandona, il tuo datore di lavoro che invece di benedirti ti dà per quello che hai fatto. Quante cose ci sono che potrebbero ostacolare il suocero, il cane, e a bolletta, e poi il coronavirus, quante cose, una dietro l'altra. Ma per noi cristiani è solo un'opportunità per poter crescere interiormente. Quando non possiamo crescere fuori perché siamo chiusi, possiamo crescere dentro. In una spelonca, oggi molti disprezzano la comune adunanza. Esistono molti domenicani, vengono la domenica in chiesa e poi giovedì, sabato, riunione di giovane, riunione di preghiera. Ora dobbiamo uscire dal virtuale per entrare più, io diciamo, più nello spirituale, più nel fisico. Perché Dio ci ha chiamato ad avere comunione fisica, di amarci. Gli altri vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni per gli altri. E Re Davide fu un esempio per questi uomini, al punto che in questi anni si formarono dei generali, si formarono degli uomini, perché alla fine Davide non è che aveva tanto amici, alla fine della sua vita erano due o tre, quindi non è che ci aspettiamo tanto, però attraverso il suo esempio uscirono dei generali, uscirono degli uomini valorosi, che io li chiamo dei donatori allegri, che non si accontentavano di dare, come nel Vecchio Testamento, la decima. Io dico una sfida, lo dico anche ai fratelli della nostra comunità, c'è di più. Loro erano disposti a dare la loro vita, addirittura anche, non solo per Dio, ma addirittura anche per il re, il loro re stesso. Che bello quando hai a che fare con persone che apprezzano e sono grati dei sacrifici che fai, che della vita che deponi, perché alcuni dicono il pastore deve dare, i pastori devono dare la loro vita, e le pecore devono dare il proprio latte e la propria lana. Ognuno ha un compito ed è bello poter servire e amare le persone che ci amano. Se Dio ci chiama ad amare i nostri nemici, quanto più dovremmo essere generosi? E quando parliamo di amare, come è stato detto prima, il pastore ha detto, non è con la bocca io ti amo nell'amore del Signore, fratello. Io ti amo vuol dire che cosa posso fare per te. No, tu devi, questo non è amore. L'amore è cosa posso fare per te per renderti felice, cosa hai di bisogno, fratello, questo è amore. E Davide, dando il suo incoraggiamento a questi e il suo esempio, formò questo esercito. Ma durante questo periodo Davide certamente non è che era tutto contento, venendogli a mancare la moglie, tutto spogliato, vivo diciamo di ogni cosa, il suo cuore si è rotto. Da lui uscì un grido, un pianto, che non è facile quando si passano certi momenti di difficoltà a essere felici. No, non è che diciamo tutto è andato bene. Davide fu angustiato nel suo cuore, fu rotto, fu triste, al punto che lui scrisse durante questo periodo il Salmo 142, nei primi sette versi dice così: cantico di Davide quando era nella spelonga. Guardate che preghiera che ha fatto. Io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore, sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso un laccio per me. Guarda la mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosce, ogni rifugio mi è venuto a mancare, nessuno si prende cura dell'anima mia. Io grido a te, oh Signore, io dico, tu sei il mio rifugio e la mia parte nella terra dei viventi. Sii attento al mio grido, perché io sono ridotto agli estremi. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo nome. I giusti
Guardate qua, alla fine trionferanno con me perché mi avrai colmato di bene. Questa è la fine. Quando era nella spelonca nessuno mi conosce. Arriva il tempo dove nessuno ti riconosce, nemmeno nella tua casa. Ogni rifugio mi è venuto a mancare. Nessuno si prende cura dell'anima mia. Arriva il tempo in cui tu sei spogliato di tutto e di tutti. Ed è in questo tempo dove il Signore si presenta come colui che è: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, ogni rifugio. Guardate qua la formazione di un carattere. Che fare Davide? Invece di lamentarsi, invece di prendersela col suocero, invece di prendersela con la moglie, invece di prendersela con tutti, con l'amico Jonathan, lui dice: io grido a chi? Io sfogo, io grido al Signore. Lui è il mio rifugio e la mia fortezza, un altro salmo dice, in cui io confido. In questi momenti l'unico rifugio non è nemmeno un luogo, tante volte. Non c'è posto migliore, luogo migliore che stare ai piedi del Maestro. E il Maestro è qui ed egli è qui vicino a te, per essere per te un rifugio e una fortezza nel giorno dell'avversità. Forse tu non hai fatto chissà quale preghiera, nel tuo cuore c'è un grido. Dio, che è il padre degli orfani, il difensore delle vedove, lui che ascolta il grido anche silenzioso, lui ti viene in aiuto per essere per te un rifugio e una fortezza. Quindi c'è un tempo per essere vestiti e uno per essere spogliati. Spogliati di tutto, dagli affetti, dalla comodità, dalle cose. Non vediamo e non abbiamo più quello che avevamo prima. Praticamente iniziamo da capo. Dio ci resetta perché vuole fare qualcosa di nuovo. E ogni tanto Dio ci resetta, ci formatta. Soprattutto quando entra un virus, quando c'è il pericolo. Perché voi immaginate avere Davide ancora giovane. Immaginate, aveva la figlia del re, capo dell'esercito. Doni, carismi, capacità di suonare e mandare via i demoni, di vincere migliaia di persone. Wow! Voi immaginatevi che un giovane come Davide, che ancora era giovane, non poteva entrare uno dei pericoli più grandi di cui dobbiamo stare attenti come Chiesa, che non sono gli altri, ma è l'orgoglio, la superbia e la presunzione, che siamo noi, che siamo arrivati a questo perché siamo più bravi e più capaci degli altri. Quindi Dio, per evitare di questo, affinché lui si innalzasse, perché questo pericolo c'è in tutti gli uomini, anche l'apostolo Paolo, malgrado tanti anni di fede, un uomo di esempio, aveva l'umiltà di dire: affinché io non mi inorgoglisca, Dio ha messo accanto a me una scheggia di Satana. Perché quest'uomo tendeva, l'apostolo San Paolo, a inorgoglirsi. Allora Dio ha messo vicino accanto una bella spina che ogni tanto lo punceva, gli faceva del male, affinché lui non si inorgoglisca. Quindi Adullam per noi è una lezione, perché per Dio è più importante non quello che facciamo, ma quello che siamo. Abbiamo visto che è importante fare, ma ancora di più, per Dio è ancora più importante essere. Possiamo essere persone che facciamo tutto, come Marta, che ci affatichiamo, che ci stanchiamo per la Chiesa, che lottiamo, e gloria a Dio per questi. Ma ancora di più Dio interessa il carattere, come reagiamo agli eventi difficili, come reagiamo con le situazioni difficili. Io prima, mentre pregavamo, pensavo al re Davide. Aveva un suocero che lo voleva uccidere. Io dico, la prova più tremenda è quando abbiamo quelli di casa nostra contro di noi, perché lascia che siano amici esterni a combatterci, possibilmente preghiamo per loro, li amiamo, ma quando i tuoi nemici cominciano a essere tua moglie, i tuoi figli, tuo suocero, tua suocera, tuo marito, a casa, Gesù lo disse: i nemici vostri saranno primi quelli di casa vostra.
a meno che sono convertiti, ma questo a meno che, perché nei momenti difficili tu vedrai chi sono veramente i tuoi amici e i tuoi nemici. Quando tutto va bene è tutto bello, amore, amore, ma quando ci sono le prove più estreme, accanto a te rimarranno due o tre persone. Gesù fu lasciato e abbandonato dai suoi discepoli, dagli apostoli, ma solo tre sono rimasti: Giovanni, Maria e un'altra Maria, sua madre e un'altra Maria. Quindi in questi momenti che Dio vuole che noi sappiamo reagire. Il re Davide, malgrado era perseguitato da Saulo, io pensavo prima questo mentre pregavamo, quando Saulo fu ucciso qualcuno direbbe: finalmente Saulo è morto e ora io posso fare il re, finalmente quello che mi perseguitava, finalmente quello che per me era una situazione difficile. Ah, ora, quando il re Saulo morì, Davide pianse, perché lui aveva il cuore secondo Dio. Lui aveva il cuore secondo Dio. Lui era il re. Quelli che non reagiscono così non possono avere autorità e posizione. Ma tu hai ragione, lo so che ti persegui da tua suocera, tuo genero, tua nuora, non importa, o chiunque sia. Ma se tu non sei calmo, non sai amare, non sai perdonare, non sai reagire. Davide fuggì, è vero, ma non ebbe mai un pensiero contrario. Anzi, quando è morto re Saulo, lui fece una poesia. Non disse: oh, che tutto Israele sappia che finalmente il mio nemico è morto. Lui disse: figliuole di Gerusalemme, piangete. Ah, questo è il cuore di Dio. Dio ha questo tipo di cuore. Anche se lo mettono in croce, noi l'abbiamo visto, Dio l'hanno messo in croce. Lui si è fatto uomo. Come ha reagito? In quel momento ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Li ha amati fino alla fine. Questo è il cuore di Dio. Questo vuol dire essere un re. Gesù è il re dei re e lo ha dimostrato sulla croce. Addirittura è riuscito ad amare quelli che lo stavano uccidendo, a dare, non era lì a dare il minimo. Gesù era disposto a dare la sua vita. Adullam quindi è un rifugio per il rifugiato, tutti quelli che erano che avevano difficoltà, tutti quelli che abbiamo visto non avevano debiti, era un rifugio. Quindi Adullam anche per Davide fu un rifugio. Il Signore rimane il nostro rifugio, ma Dio ha dato anche la Chiesa, che è la sposa di Cristo. Noi oggi qua siamo anche Adullam, non siamo in una bella cattedrale, ma siamo nel luogo dove Dio ha stabilito, che Dio ha provveduto, e dove ci sono i fratelli e le sorelle. Gesù ha detto: dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono presente. Quindi lui è qui e lo possiamo contemplare, perché il fatto che lui vive dentro di noi lo possiamo anche vedere negli occhi dei fratelli e delle sorelle. Non siamo soli, abbiamo una grande famiglia. Egli ha dato una famiglia a colui che è solo. Qui non esiste più una persona orfana. E non lo dico perché c'è mio padre e mia madre, anzi, puoi anche averli, ma è come se non l'avessi. Adesso posso dire di essere un figlio di Dio e di avere un padre, ma anche una famiglia, che sono i miei fratelli e le mie sorelle. Adullam è anche come un ovile che protegge. Sembra che ci siano restrizioni, regole che a volte i pastori mettono: stiamo attenti, veniamo insieme, studiamo la parola. Sembra quasi un recinto a non fare certe cose. Ma un gregge ha bisogno di un ovile, e l'ovile protegge dai lupi. E quando una pecora esce fuori dall'ovile, se non sta attenta e non è con il pastore e con i cani i pastori, il primo che incontra è il lupo. E il lupo non si traveste così, si traveste da pecora. Da pecora sembra cristiano il lupo, mizia, preciso. Per questo i pastori ci sono, per dire se uno non ha esperienza, perché quando un agnello appena convertito riesce a capire la voce della pecora, della mamma. Ma poi Dio ci porta a diventare pecore, e le pecore ascoltano la voce del pastore,
Per questo abbiamo bisogno dei pastori che ci possano aiutare nelle nostre scelte a capire che abbiamo davanti, se abbiamo un lupo oppure no. Che a volte dietro la nonnina, quella fiaba, si nasconde dietro la nonnina il lupo. E che ne sai tu? Se questa nonnina non ti vuole mangiare? Adula mai limiti esterni, ma non interni. Ciò che non puoi fare servendo fuori, come in questo periodo, lo puoi fare crescendo dentro. Che io diminuisca e che lui cresca, disse Giovanni Battista. Crescere dentro vale più di apparire fuori. Adulam è anche una scuola di formazione. Dopo la salvezza e i doni viene la formazione del carattere, che sono i frutti, quello che noi interessa nella nostra vita e la vita dei nostri fratelli quando li curiamo, è che ci siano i frutti, il modo di comportarsi, le azioni. Adulam ti rende anche una terra fertile, ti permette di mettere radici profonde e il frutto in alto. Quindi trovi difficoltà per le foglie. Per le foglie c'è difficoltà in Adulam, l'apparenza. Quando siamo più insieme, più uniti, si vede nei difetti, quindi possiamo avere la possibilità di crescere di più. Perché quando poi gli altri dicono, alcuni mi hanno detto anche la nostra chiesa, ci sono anche andati, ma qua bisogna dare, poi uno non può rimanere sempre lo stesso. Certamente noi c'è amore e misericordia, non sia mai, però con il tempo può essere una formazione e un modo per crescere, stando con gli altri insieme, ma non isolato. Che questa, una delle astuzie del diavolo è quello di isolarci e poi di lavorarci da soli. Invece è buono e piacevole quando i fratelli stanno insieme, perché è qui che Dio ha stabilito la sua benedizione in eterno. Quando stiamo insieme, perché ci possiamo aiutare l'uno con l'altro. Dio ti porta a una crisi, a una pressione, a una sofferenza che ti insegna a confidare di più in Lui, ma anche a dare agli altri, che quando stiamo insieme dobbiamo dare agli altri, non possiamo essere lì seduti che solo due o tre lavorano e gli altri stanno a guardare. Qui non c'è spettacolo, qua c'è da offrire il nostro culto. Adorazione vuol dire dare. Abramo disse a suo figlio Isacco: andiamo e adoriamo. Il vero adoratore è colui che è disposto a fare tutto quello che il Padre gli chiede. Questo è uno vero. Ma chi non è disposto a fare tutto quello che il Padre chiede è un falso adoratore. E il Padre sta cercando veri. E questa è la verità. Adulam quindi ci permette di avere radici in basso e frutti in alto. Isaia 37:31: il resto della casa di Giuda che sarà scambato metterà ancora radici in basso, guardate qua, e porterà frutto in alto. Dio manderà sempre uno scampato in questa chiesa, perché alcuni verranno anche provati nel corso degli anni, ma ci sarà sempre uno scampato di quelli che porteranno radici in basso e frutti in alto. Questo c'è da aspettarsi da Dio. Grazie a Dio ci sarà. Adulam l'ho definita anche come la forbice di Dio. Gesù disse, Giovanni 15:2: ogni traccio che in me non dà frutto lo toglie via, ogni traccio che dà frutto lo poda affinché ne dia di più. Ogni traccio che non darà frutto, il Padre, Gesù ha detto, non io, ma il Padre mio lo toglierà via. Via. Chi non serve, non serve. Ora noi non siamo qua servi, siamo figli. Però quando non portiamo frutto, poi arriva il punto che il vignaiolo taglia quell'albero, perché dice, quest'albero vuole solo ricevere e prendere, vuole solo essere consolato, vuole essere incoraggiato. Come? Rimaniamo eterni neonati. All'inizio va bene, ma poi dobbiamo crescere. E chi porta frutto che fa? Dio lo taglia, come Davide, lo monta, ma non per essere gettato via, affinché, se ci sono delle parti che non vanno, e non vanno, abbiamo bisogno ogni tanto di una potatura, Dio ci porta a un livello di più potatura. Quindi se ultimamente hai subito uno spogliamento, è perché Dio ti vuole fare crescere ancora di più. E devi dire grazie Signore per questa prova, grazie per l'afflizione, grazie per questo periodo che ci hai permesso diversi forse di non essere liberi di fare certe cose, ma ci hai portato più forse nella sofferenza, nella solitudine, per cercare di più Lui.
per crescere di più nel carattere, nel avere più pazienza, nel avere più sopportazione, più capacità. Toglie che cosa? Come ho detto prima, l'orgoglio di un giovane che aveva vinto tante battaglie. Amen per i doni, per i talenti, ma ciò che vale in una persona di più di tutti è il frutto, è il comportamento. Toglie anche la ribellione di un giovane che crede anche di saper far frutto, di saper far tutto, che uno quando fa tante cose dice questo sono io, mai io ma Dio. L'apostolo Paolo disse non io ma ogni fatica è lui che la compie in noi, in me. Non sono io che faccio di più, ma è lo Spirito Santo che è in me che mi dà questa capacità. Toglie l'apparenza, perché non cura l'apparenza dell'albero Adullam, ma cura le radici, le parti più importanti. Tante volte noi vogliamo cambiare da certi vizi, certe abitudini, certi modi di fare. Lo sapete perché non cambiamo? Perché curiamo l'aspetto religioso, l'apparenza, come era Saulo. Invece dobbiamo permettere a Dio di andare più in profondità, e per andare più in profondità abbiamo bisogno di pregare, abbiamo bisogno di incontrarci di più, come una volta facevano i discepoli quando si convertì la chiesa. Ogni giorno loro frequentavano la comunità, all'epoca era così, ogni giorno avevano gli incontri, i culti, non una sola. Noi abbiamo bisogno di andare più in profondità nella parola di Dio, nella comunione con Dio. E quindi che succede? Che se andiamo più in profondità, abbiamo più tempo qualitativo, è normale che poi noi cominciamo a cambiare, come Davide. Com'è che Davide riusciva a sopportare l'insopportabile, ad amare il proprio nemico, a piangere per lui? Perché lui aveva una vita di comunione. Quando c'erano momenti difficili, Davide lo dimostrò tante volte, non era lì che andava a ribellarsi con Dio o se la prendeva con le persone, la colpa è vostra. Lui dice che si consultava con Dio e pregava, anche quando gli altri lo volevano uccidere. Ci furono diverse occasioni, anche questi 400, alcuni di quelli che erano molto cattivi, che volevano ucciderlo, perché ci fu una situazione una volta che avevano rapito le mogli qua e là. Lui che fece? Lui consultò Dio. La migliore scelta da fare, la migliore scelta è quella di consultare sempre, prima di tutto, il Signore. Di non dare mai spazio al diavolo, né a radici di amarezza, né a radici di rancore, perché noi quello che pronunciamo ci sarà fatto. Noi dobbiamo dichiarare il bene e la benedizione. Il salmista diceva, per me è stato un bene essere afflitto, affinché imparassi i tuoi statuti. Noi impariamo per esperienza la parola di Dio. Ebrei 12:11, è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono addestrati per mezzo di essa. E poi Ebrei 12:6, il Signore corregge quelli che egli ama e punisce quelli che riconosce come figli. Dio corregge coloro che egli ama. Se a volte capita che i pastori correggono, è perché vi amano. Alcuni dicono, ma sempre con me ce l'ha, ma sempre una cosa dice. Fin quando non impariamo e cambiamo, la forbice sarà sempre lì. E Dio vuole che noi cambiamo. Se ti impediscono di crescere fuori, cresce dentro. Salmo 138:3, nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Nel giorno più difficile Dio mi ha fatto crescere dentro. A volte non puoi cambiare l'esterno, ma puoi cambiare l'interno. Non c'è corona di gloria se non prima quella di spine. Non c'è innalzamento se non prima abbassamento. Non c'è approvazione se prima non si è stati approvati. Non c'è gloria senza prima umiltà, senza prima che siamo stati umiliati. Adullam è come un grembo materno, è necessario per la crescita di un bambino, per la formazione. Forse noi buttiamo calci in questo periodo, pare che giriamo sempre la stessa situazione, che non se ne va mai. Puoi buttare tutti i calci che vuoi, ma Dio non ti farà uscire fuori finché non cambiamo. È come un parto, la luce è preceduta dalle tenebre. Prima ci sono momenti di tenebre, anche quando Gesù fu nella croce, cioè tutto è diventato tenebre, ma dopo le tenebre viene la luce.
dopo le tenebre viene il patto. Quindi in questa prova non ti fare prendere dalle situazioni, ma rifuggiti come ha fatto il re Davide nella Sfelonga con Dio, grida e metti il tuo peso nelle mani del Signore ed Egli opererà nella tua vita, Egli cambierà il tuo carattere. Adullam per Giuseppe fu il carcere, Adullam per Mosè fu il desetto di Madian, Adullam per Giona fu il ventre del pesce, per Paolo fu il carcere e per Gesù Adullam fu la croce del Calvario. Non pensare che Dio ti abbia lasciato e abbandonato perché non lo vedi o sta solo lontano. Quando tu pensi che Lui non ti vede, Lui sta lavorando nella tua vita. Giobbe 35,14, sto finendo, e tu quando dici che non lo vedi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare perché la causa tua gli sta davanti, a Dio la vendetta. Dio ti libererà dai tuoi nemici, dei tuoi persecutori, confida in Dio, stai tranquillo, sereno, come Davide, abbiamo sentito oggi, loda il Signore, Davide viene chiamato il dolce cantore. Salmeggia Dio, lodalo. Dio dimora non nelle lamentele, non nei giudizi, non nelle condanne, ma nella lode del suo popolo. Mentre loderai Dio, Dio ti libererà dal tuo flagello. Wow! Dio usa la lode per liberarti. Apri la bocca e ringrazia il Signore. Giona, vi ricordate, cominciò a inoltrarsi nella città di Ninive perché era stato per diversi giorni dentro. Per lui era quello Adullam, il ventre di una balena, perché lui si voleva ribellare di andare a evangelizzare e fu rinchiuso in una balena per 3 giorni come Pinocchio. Ma quando uscì dalla balena fu vomitato, lui dice che andò verso Ninive e disse 6 parole. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona disse 6 parole, ancora 40 giorni e Ninive verrà distrutta. 40 giorni e Ninive verrà distrutta. Pensate, disse solo 6 parole e si convertirono tutta Ninive. Quando uscirai dalla prova, Dio ti darà una parola, saranno soltanto 6 parole, ma tu convertirai un'intera nazione. Quindi non disprezzare il tuo Adullam, non disprezzare il giorno dell'afflizione. La nostra cava è da considerare. Isaia 51:1, ascoltatemi voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore. Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della quale foste cavati. Dio ha permesso questo nella tua vita affinché tu ritornassi a Lui. Dio ha permesso questa prova nella tua vita affinché tu possa confidare in Lui. Dio ha permesso questo nella tua vita perché ti vuole fare diventare un re e chi una regina. Dio ti vuole innalzare ad avere un'autorità, ma un re, un vero re, come abbiamo visto, si sa comportare. Si sa comportare. Il frutto dello Spirito è pace, gioia, amore e autocontrollo. La migliore vendetta, lo sapete qual è? Il perdono. E in questa sera vogliamo, in questa mattina vogliamo tutti alzarci. Vogliamo ringraziare il Signore. Gloria a Dio. In qualunque situazione ti stai venendo a trovare in questa mattina, considerala. Considera questa prova, considera la mano di Dio nella tua vita. Dio ha permesso questa situazione affinché tu confidi di più in Lui, affinché tu confidi di più in Lui e non in te stesso. Questa mattina, se sei come re Davide, che stai fuggendo da qualcuno, forse che ti sta perseguitando perché ce l'ha con te, perché è geloso, perché è gelosa, metti la tua vita nelle mani del Signore, rifugiati sotto le sue ali, perché sotto le sue ali, scusate, perché sotto le sue ali tu troverai salvezza.
sotto le sue ali tu troverai guarigione per la tua anima. Oh, in questa mattina metti la tua vita nelle mani del Signore. Egli ti vuole liberare da ogni oppressione, da ogni depressione. Dio vuole mettere in te la forza del bufalo. Dio vuole mettere in te il suo amore, la sua pace, la sua gioia. Dio vuole mettere in te se stesso. In questa mattina, se c'è qualcuno che è tribolato, che è afflitto, che è perseguitato, in questa mattina ricevi la liberazione da parte del Signore, perché dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Oh, libertà in questa mattina per chi è oppresso, per chi è depresso, per chi è in prigione. Fuori dalla tua prigione in questa mattina, fuori, che ogni catena sia rotta, che le catene della malvagità vengano rotte in questa mattina, nel nome di Gesù Cristo. Sii libero dalla tua afflizione, sii libera dalla tua depressione in questa mattina. Signore ti conosce, Dio è buono, Dio ti ama e non ti vuole lasciare da solo, perché Dio è con te, nel suo nome onnipotente. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore Gesù. Voglio invitare la Chiesa, mentre il gruppo di lode sta adorando il Signore, che tu possa chiudere i tuoi occhi e possa alzare le mani in segno di arresa al Signore Gesù. E vogliamo chiedere allo Spirito Santo di Dio, anche per te che stai seguendo da casa, là nella tua casa, puoi metterti davanti al Signore e puoi chiedere adesso questa mattina allo Spirito Santo di Dio di liberare la tua vita. Probabilmente stai, o hai passato, sei ancora nel tempo della spelonca di Adulam. Tu possa iniziare a glorificare il nome di Dio, perché dopo, ad ogni prova che noi attraversiamo, il Signore ci porta fuori più maturi, più pronti, più disponibili per portare frutto a Lui. Signore, vogliamo ringraziarti per questa mattina. Vogliamo glorificare il tuo nome, Signore. Vogliamo innalzarti, Padre, perché sappiamo, Signore, che quando tu permetti le prove di venire a trovarci, e Signore, perché tu hai preparato qualcosa di migliore per la nostra vita, e Signore, ci stai preparando per ricevere quella benedizione. Signore, come Davide fu preparato per un lungo tempo, Signore, per ricevere la corona del re. Signore, noi vogliamo benedirti per la prova, Padre, perché sappiamo, Signore, che tu ci stai preparando. Signore, non importa chi è il persecutore, quello che importa, Signore, è che la mano di Dio è con noi. Non importa, Signore, qual è il nome della spelonca, quello che è importante, Signore, è che la presenza del Signore sia con noi. Signore, come Mosè disse, non vado se tu non vieni con me. Signore, vogliamo questa mattina gridare e clamare il tuo nome sopra le nostre vite e dire: Signore, non importa la prova, non importa la spelonca, non importa il nome del deserto, ma Padre, quello che importa è la tua presenza con noi e nella nostra vita, perché sappiamo, Signore, che dopo la notte nasce l'alba, c'è il giorno, dopo le tenebre c'è la luce, dopo la prova c'è la vittoria. Signore, vogliamo benedirti per questa mattina, per ogni vita qua presente, e vogliamo chiedere, Spirito Santo, che tu possa guidare, possa direzionare le nostre vite,
con sapienza, con potenza della tua mano, nel nome di Gesù. Noi ti chiediamo, ti ringraziamo. Amen. Possiamo adorare il Signore? Alleluia, Signor Gesù. Su di te sia suo favore e per mille generazioni sia su tutta la famiglia, i suoi figli, dei tuoi figli. La potenza ti preceda e ti segua e ti riempia, ti circondi, è con te lui, è con te lui. Al mattino e alla sera, nell'andare e tornare, il tuo pianto e la gioia, è con te lui, è con te lui, è per 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 te lui. Alleluia, Signor Gesù. Io voglio questa mattina fare un invito particolare. Quando abbiamo letto la storia, la Bibbia dice che loro che erano scontenti e fuggivano da qualche cosa sono andati nella spelonca di Adulam. Voglio chiedere alla Chiesa di chiudere i vostri, lasciare che lo Spirito Santo di Dio possa parlare al tuo cuore questa mattina. Probabilmente tu sei questa mattina in questo luogo come uno di questi uomini che andarono e seguirono Davide, una persona scontenta da qualche cosa, scontenta dal sistema religioso. Probabilmente è stato del tempo in cui il Signore ha usato la tua vita per essere di benedizione per gli altri. Ma per qualche cosa, per qualche motivo, tu hai vissuto come un fuggiasco. Però io voglio dirti questa mattina che il Signore ti ha portato nella spelonca di Adulam. Un luogo dove Dio preparava uomini, guerrieri, eroi della fede. Un luogo dove Dio riconciliava a sé le persone scontente. E lo Spirito Santo di Dio ti sta dando l'opportunità questa mattina di riconciliarti di nuovo con il Signore e tornare ad essere l'uomo di Dio e la donna di Dio che Lui stesso aveva stabilito e ha stabilito, perché le promesse di Dio, e la Bibbia dice, sono sì e amen in Cristo Gesù. E non importa quali sono state le cose che ti hanno scontentato o ti hanno fatto fuggire, quello che importa è che oggi tu sei nella casa del Signore. Alleluia. E c'è una possibilità per te di riconciliarti con il Signore questa mattina. Lo Spirito Santo ti sta invitando, ti sta dicendo, è oggi il giorno, è oggi il tuo giorno di riconciliarti con il Signore. Anche te che sei nella tua casa. Io voglio invitarti di fare una preghiera semplice.
Tu che senti che lo Spirito Santo di Dio sta parlando con te, sta parlando alla tua vita. Tu che vuoi riconciliarti di nuovo con il Signore, tu che vuoi tornare ad essere di benedizione nella casa del Signore, nella presenza del Signore. Tu che ancora senti che il Signore ha qualcosa per la tua vita. Tu che credi ancora nelle promesse di Dio che sono fresche, attuali nella tua vita. Alzi la tua mano perché io voglio pregare per te. Alleluia. Io voglio pregare per te questa mattina. Io voglio chiedere allo Spirito Santo di Dio che possa di nuovo portarti di vivere con il Signore il suo proposito, non quello che gli uomini ti hanno presentato, ma quello che Dio ha stabilito per la tua vita. Perché non c'è nessuna persona che nella casa del Signore, nella presenza di Dio, non ha una funzionalità specifica. Come nessun membro del nostro corpo è inutile, così ogni figlio nella casa di Dio ha un proposito specifico. Alzi la tua mano perché io voglio pregare per te. Alleluia, Signore Gesù. Gruppo di lode, iniziate ad adorare il Signore. E io voglio venire a pregare per te questa mattina. Signore, nel nome di Gesù, io voglio ringraziarti, voglio benedirti. Signore, voglio benedirti per tutte queste persone che questa mattina si sono posti dinanzi a te e stanno cercando, Signore, di ricominciare, riconciliarsi con te, Signore. Questa mattina, Signore, non importa il motivo, la causa, le offese o quello che è stato fatto nel passato, ma Padre, nel nome di Gesù, la tua parola dice che tu sei un Dio che fa nuove tutte le cose. Padre, io prego che sia questa mattina un momento di un nuovo inizio con il Signore. Metti la tua mano nel tuo cuore e prega con me, ripeti con me, Signore, nel nome di Gesù, questa mattina io ti invito, Spirito Santo di Dio, di riaccendere di nuovo dentro di me questa fiamma, questa chiamata, questo desiderio, Signore, di servire, Signore, nella tua opera, di servire il Signore questa mattina nel nome di Gesù. Padre, ristabilisci dentro di me, ristabilisci dentro di me, Signore, nel nome di Gesù, questo desiderio, questo fuoco nuovo. Padre, io voglio essere riconciliato con te in Cristo Gesù. Padre, io ti ringrazio, ti benedico per ogni vita qua, Signore, per ogni persona qua, Signore, che questa mattina ha fatto questa preghiera. E Spirito Santo, fortifica le loro vite, rinnuova le loro vite, rinnuova il tuo spirito dentro di loro nel nome di Gesù. Io ti chiedo, ti ringrazio. Amen. Chiesa, io voglio chiedervi di fare un forte applauso per tutti i fratelli e le sorelle che questa mattina hanno voluto fare questa preghiera. Alleluia, alleluia. Padre, noi vogliamo benedirti per la tua presenza, vogliamo benedirti per il tuo nome, vogliamo benedirti per la tua grazia, che l'amore del Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo e l'amore e la comunione, Signore, di Cristo Gesù possa regnare nelle nostre vite, ora e per sempre. Amen. Possiamo benedire il Signore, possiamo glorificare il nome del Signore insieme. Dio possa benedirvi e possa benedire questa settimana. Amen, Chiesa.